giocato. Dov'è? Buonasera a tutti dalla redazione di Torino Cronaca. Siamo oggi al Teatro Regio di Torino per un'occasione molto speciale, molto particolare, la prima della stagione. È una serata che attira gli sguardi anche più gossipari e più interessati al bel mondo, perché c'è un dress code particolare, il black tie. Il sovrintendente del Teatro Regio ha suggerito lo smoking per gli uomini e l'abito lungo per le donne, e noi siamo qui ad osservare come si sono preparati i torinesi per questa serata. La scelta di questo dress code così particolare è stata un successo, c'è stata un'ottima risposta da parte dei torinesi. Sì, mi sembra e mi fa molto piacere perché dà un po' di importanza alla serata e mi sembra essere una cosa bella. Mi ricordavo di una vecchia foto, era alla Fenice, non a Torino, che avevo visto con tutti con lo smoking e trovo questo talmente bello. E mi fa piacere di vedere tutti messi così bene. Lei cosa indossa? Lei cosa indossa? È un costume di Sandro, una casa di Parigi, che ho da più anni, che è un po' il mio porte-bonheur, si dice in francese, dunque ci tenevo a averlo questa sera. È accompagnato? Sì, con la mia moglie ovviamente che non mi vogliamo segue metterla in imbarazzo. Da tutte parti, no. Prima del Regio c'è grande attenzione al look questa sera, cosa ne pensa di questa scelta? Ma il sovrintendente ha lanciato una suggestione, mi sembra che sia stata raccolta e credo che sia anche un modo per onorare la partenza di una stagione che si annuncia davvero di grandissimo livello, che coniugherà innovazione e tradizione e cercherà di davvero esprimere il meglio di quello che può dare davvero il Teatro Regio alla nostra città. Sappiamo che non è solito parlare di vestiti e di outfit, ma lei cosa indossa questa sera? Io indosso uno smoking che ho comprato a Torino, ma non dirò dove per non fare pubblicità. No. A Regio, a un'inaugurazione, con una musica speciale, una serata speciale. Vestirsi come per andare a comprare il pane è comunque uno sminuire l'emozione. Noi siamo tutti alla ricerca di emozioni, di ricordi. Io non dico vestitevi bene per il Regio, dico vestitevi bene per voi stessi. Vi meritate una sera elegante, vi meritate di guardarvi nello specchio e dire però guarda com'è donante una giacca ben cucita e ben tagliata. E questo non lo dico io che sono la zia. Lo dice Donatella Versace, che dice che un uomo in giacca è bellissimo. E io aggiungo, un uomo in smoking è meglio ancora. Perché...